Raccolta differenziata. Raggiunto l'obiettivo del 65% a 2 anni dall'introduzione del nuovo sistema, Commo alza l'asticella e punta a correggere gli errori più grossolani. Tempo di bilanci per l'assessore all'ambiente del comune di Como, Bruno Magatti, che il 2 giugno festeggerà il secondo compleanno della raccolta differenziata in città. Ormai il sistema è a regime e c'è una buona consapevolezza fra i comaschi, tanto che in questi primi mesi dell'anno, dice Magatti, abbiamo registrato una lieve ma costante crescita. La differenziata da gennaio ad aprile, in media, ha raggiunto il 65,56% a Como. Il mese record è stato aprile, con la performance migliore degli ultimi 2 anni, 66,23%, se si esclude ottobre 2014, con il dato influenzato in questo caso dall'ingente quantità di materiale raccolto dal lago. C'è ancora molto da fare, penso per esempio alle scuole, dice Magatti. Vedo troppa plastica e troppa carta nei sacchi dell'indifferenziato, ma per far diminuire i costi e far scendere la tariffa serve lo sforzo di tutti. Basta pensare che una tonnellata di carta nell'indifferenziato ci costa quasi 100 euro, mentre per ogni tonnellata differenziata è il comune che incassa 5 euro. Tra le criticità da risolvere, la raccolta serale nel centro storico, soprattutto nel periodo estivo e turistico. Venerdì scorso un incontro sul tema. Tra le ipotesi, un servizio che privilegi, a inizio serata, la raccolta degli antiestetici sacchi grigi e gialli. Per quanto riguarda la raccolta differenziata nei luoghi pubblici, dopo la sperimentazione in Viale Lecco, durante l'estate verranno posizionati nei parchi cittadini i cestini multifrazione. Si partirà nei giardini delle periferie, dove, secondo un indagine Ipsos sulla differenziata a Como, si è riscontrata una maggiore consapevolezza fra i cittadini.